Molto, molto numerosi, grazie della presenza, sono abbastanza stringato almeno per quello che voglio dirvi poi dopo. Se anche avete delle domande posso rispondere. Le cose che mi vengono in mente sono uno, ovviamente molti complimenti, ma non retorici, insomma, a Virtus, perché comunque sicuramente una gran partita, ma al di là di questo, però tutti noi sappiamo quanto sia facile, quanto sia impegnativo fondere un gruppo nuovo, quindi i giocatori sono nuovi, la fusione di giocatori esperti e giovani, chiaramente di qualità, questo sia chiaro, quindi vuol dire che sono molto bravi e molto a buon punto anche nel lavoro di chimica per quello che riguarda questa stagione. Quello che riguarda noi, stiamo avendo troppi pochi punti di riferimento, sia offensivi che difensivi, e a volte le persone magari sono le stesse, quindi è difficile in una partita del genere dire che magari qualcuno è stato più produttivo di altri, può essere stato più utile da una parte del campo o meno dall'altra parte, quindi comunque i riferimenti per una squadra sono fondamentali. E in questo momento, oggi, abbiamo dimostrato poche certezze. Sicuramente l'aspetto rischioso di questa partita, come adesso avevo parlato un po' con il giocatore, ma ancora martedì ho detto, vogliamo pensare di accontentarci di quella che è stata la partita scorsa, con una virgolette, tra virgolette, quasi vittoria, o viceversa avremo la rabbia e la determinazione per affrontare una partita da incazzati dopo una quasi vittoria. Chiaramente la risposta ce l'avete anche voi, e quindi abbiamo bisogno rapidamente di trovare questi riferimenti, e pensando che nessuno ci può risolvere i problemi, né la fata turchina né Michael Jordan, dobbiamo risolverci fra di noi problemi cestistici extra, tutto quello che vogliamo, però è ovvio che tutto quanto va portato al campo, e il campo ci ha detto che oggi non siamo stati per nulla sufficienti. Per me è un'analisi perfetta, nel senso che ovviamente io non mi metto a parlare di singoli né di livello di gioco, perché come ho detto prima, quando abbiamo fatto alcune cose positive non abbiamo mai agganciato l'altra metà. Quando abbiamo fatto due canestri buoni in attacco abbiamo preso due canestri facili, e viceversa. Quindi è la dimostrazione che, tra virgolette, qualche pseudo momento di difficoltà di Bologna poi ha cambiato subito, senza neanche voltarsi indietro, ha cambiato subito il registro, magari dopo un time out, senza grandi problemi. Quindi questo è l'aspetto mentale su cui lavorare. Prima ancora che tecnico, anche perché per correttezza vi devo dire che tecnicamente questa settimana ho fatto un buon lavoro.